Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Facciamo due parole su Pogba, sulla situazione di Pogba. Come sapete, Pogba è un po' infortunato da qualche tempo. Beh, qualche tempo fa doveva tornare, era in procinto di tornare, poi no, forse aspettiamo, facciamo ancora un po' di lavoro separato. Dovrebbe tornare al rientro della Juventus con le partite a gennaio, ma forse non subito, ma col Napoli, insomma, alla fine fondamentalmente di Pogba. Non si ha certezza di quando tornerà, né tantomeno di come tornerà, perché poi alla fine uno può anche tornare, ma è come torna. Cioè, abbiamo visto che Chiesa è tornato anche abbastanza bene rispetto a uno che ha un infortunio di 9 mesi, però ha potuto essere un piccolo problema fisico e muscolare, tutto chiaramente in linea con quelli che sono i recuperi da infortuni così grossi, e quindi possiamo dire che è tornato bene, ma non ancora al top. Ma di Pogba non abbiamo nemmeno la certezza del suo ritorno, e fondamentalmente siamo in una situazione in cui siamo veramente un po' scombussolati da tutto questo, perché fondamentalmente quello che poteva essere una cosa da poco si è rivelata una cosa più importante. Quello che è stato un mese di attesa per fare un certo tipo di terapia si è rivelata fallimentare, perché era meglio fare un tipo di operazione che non è stata fatta nel modo in cui chiaramente è successo, appunto perché è stato asportato pezzi del menisco, se non sbaglio. Insomma, n motivi tra errori di un tipo e temporeggiare di un altro tipo, che ci ha portato ora a quasi a metà, insomma, dicembre, quasi fine, ma fine dicembre, perché poi alla fine di fatto si sta pensando già rientro, no, a gennaio, di Pogba non si sa nulla. Intanto è volata mezza stagione senza Paul Pogba, che deve essere il colpo che avrebbe fatto svoltare il centrocampo, e sono sicuro che l'avrebbe fatto se avesse avuto un ginocchio sano. Ora però i dubbi sono tanti, perché non è tanto il dubbio di questo, solo il dubbio legato al suo rientro, ma anche alla permanenza, al futuro, eccetera, eccetera. Inizia a girare nell'aria quella sensazione che Pogba non torni del tutto, un po' perché possa di fatto, come dire, portare avanti questo problema ancora più di quello di quanto previsto. Qualcuno già in modo anche forse estremo sta ipotizzando, no, che alla fine Pogba si ritiri, non alla fine di quest'anno, perché andando avanti di mese in mese, per poco anche 40 anni, no, in qualche modo. Quindi diciamo che quest'anno, nel 2023, ne farà 30. È un giocatore che insomma non è più giovincello al top, vabbè che sono più vecchio di un anno di lui, però insomma, sono giovane io, ma non calcisticamente parlando. Quindi a questo punto di vista tanti sono i dubbi, ma poi al di là di quello che potrebbe essere il suo futuro a Juve, molti dicono che appunto perché per ora è stato un pacco, pagato anche bene dal punto di vista, no, dell'ingaggio, non è detto che poi continui, perché parliamoci chiaro, la Juventus è vero che vuole puntare su Pogba, ma su un giocatore che probabilmente potrebbe non dare più garanzie perché ha distrutto quel ginocchio anche per errori di scelta, eccetera, eccetera. Potrebbe essere un giocatore che la Juventus non vuole più, e magari potrebbe cercare a fine anno un modo per disfarsi del giocatore senza magari mai averlo avuto in squadra o avendolo avuto molto poco, perché poi alla fine quello che conta è anche il rapporto qualità-prezzo. Parliamoci chiaro, pagare quello che abbiamo pagato Pogba, che non è sicuramente la cifra più irraggiungibile, è molto alta, per non far nulla è uno spreco di denaro quando la Juventus deve anche comunque entrare entro certi limiti, sistemare un po' di cose. Non è certa la permanenza in Champions League, cioè il prossimo anno la qualificazione fino a quando non la teniamo, ci sono tanti punti di domanda, e Pogba potrebbe essere forse l'unica certezza di uscita, no? Rispetto ad altri elementi che potrebbero essere più funzionali. Si parla ad esempio di quello che può essere il rinnovo o meno, anche dubbio, di Rabiot, giocatore che si sta esprimendo molto bene, che ha 2 anni meno di Pogba, che fisicamente sta bene, eccetera, eccetera. Molti dubbi su Pogba, ma adesso la sensazione è che ci abbiano rifilato un pacco, ed era un po' una delle ipotesi che molti sostenevano, però questo prima che il ginocchio facesse crack, perché prima del ginocchio sì, si portava avanti diversi problemi dal passato, alcuni risolti, alcuni un po' meno. Non ci aspettavamo, io per primo non mi aspettavo, non mi sarei aspettato che in qualche modo avrebbe fatto tutte le 50-60 partite, però insomma che in questa prima fase di campionato 15 partite potessi tirare fuori. Anche sì, anche 10, comunque 10 è maggiore di 0. Da questo punto di vista la delusione è su tutti i fronti, e quindi la sensazione anche da parte mia, arrivata a metà stagione, che sia un pacco, e questo continuo protrarre e portare avanti il tempo di rientro, la data di rientro, non mi fa pensare diversamente. È in dubbio, e non penso che ci siano dubbi, appunto, da questo punto di vista. Noi aspettiamo, e sempre lasciando un po' di speranza, che Pogba torni a essere, non dico il Pogba di un tempo, perché questo forse ce lo siamo messi via già quando è arrivato, ma che torni a essere un giocatore arruolabile e funzionale alla Juventus. Nella seconda parte di stagione, che tra l'altro abbiamo comunque la competizione europea, che è l'Europa League, che onestamente vorrei che venisse onorata, e quindi servono tutti gli uomini possibili in forma. Ma di questo parleremo chiaramente quando arriveremo alla data. Un commento veloce lo chiedo qui sotto per Pogba sulle vostre sensazioni di rientro, non rientra, se si ritira, rescinde, non so, quello che volete voi. Poi
Pogba è un tema, secondo me, molto caldo che ci porterà non pochi pensieri nei prossimi mesi per i motivi che sappiamo, che vi ho anche appena descritto. Commenti qui sotto, come sempre, Forza Juve, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.